agente è intervenuto per sedare una rissa ed è rimasto ferito. Troppi detenuti denunciano i sindacati. Problematico l'innalzamento dell'età fino a 25 anni, secondo gli psicologi. Il servizio di Nazario Basili. Ferragosto ad alta tensione nel carcere minorile di Casal del Marmo. A denunciare l'innalzamento del livello degli episodi di violenza nell'istituto penitenziario della capitale, che ha fatto registrare un'escalation lo scorso fine settimana, sono le organizzazioni sindacali di categoria degli agenti di polizia penitenziaria, CISL, FNS e SAPPE. Il primo evento si sarebbe verificato il 13 agosto nel reparto dove sono ristretti i detenuti dai 18 ai 25 anni. Gli occupanti di quattro celle avrebbero intrapreso un'azione di protesta contro il personale di vigilanza, gli ambienti. In due si sarebbero procurati delle ferite tagliandosi le vene. Soccorsi sono stati ricoverati in infermeria. Domenica, nel reparto femminile, le occupanti di una cella avrebbero incendiato lenzuola e materassi. Martedì 16, nel reparto minori dello stesso istituto, un agente sarebbe stato ferito ad uno zigomo e ad altre parti del corpo perché è intervenuto a sedare una rissa tra tunisini. Secondo Maurizio Somma, segretario regionale del SAPPE, e Massimo Vespia, segretario generale FNS CISL Lazio, all'origine di tutto questo c'è la cronica carenza di personale che si acuisce nel periodo delle ferie. La struttura romana di Montemario, che attualmente ospita circa 70 detenuti, dispone di 50 agenti, mentre l'organico ne prevede 100. Sempre secondo i sindacalisti, nelle carceri del Lazio la carenza di personale penitenziario ammonta a 1000 unità. Sotto accusa c'è poi la legge 117 del 2014, che consente di destinare negli istituti minorili anche reclusi fino a 25 anni. Questo farebbe sì che l'ascendenza criminale dei maggiorenni condizioni i più piccoli, che in alcuni casi vedono i più grandi come dei miti. Non è nuova la coesistenza tra me e ragazzi di 25 anni, come non è nuova la riflessione sul carcere come fabbrica del crimine. Quello che ci chiedono oggi i sindacati, come i ragazzi e le ragazze che protestano all'interno dell'IPM, è di ascoltarli, ascoltare il disagio che ci esprimono, perché il carcere e la reclusione in se stessa è patologica. Ascoltiamoli e offriamo loro delle strategie più opportune per fronteggiare queste difficoltà e crescere. Rispondendo a quelli che sono i presupposti del carcere, rieducazione da una parte e azione responsabilizzante dall'altra.